Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare il look voglio farvi vedere l'intera collezione che mi è stata inviata da Lancome, partendo da questi meravigliosi blush, dalla texture veramente molto molto soffice e cremosa. Se volete vedere i loro swatch rimanete collegati al video perché più tardi li proveremo tutti e tre. Passiamo poi ai rossetti. I colori della collezione sono tre: un arancione leggermente dorato, un corallo con toni di rosa freddo ed un rosso frizzante e luminoso. La cosa che adoro di questi rossetti è la chiusura, che è magnetica ed è favolosa. Passiamo poi alle unghie. Per la collezione estiva troviamo queste tre tonalità più un top coat. Il primo è questo rosso dai riflessi corallo, un corallo luminoso e delicato ed un blu elegante e fresco, come li definisce Lancome. Per ultimo questo top coat like a gel, quindi effetto gel. Mi hanno anche inviato questo favoloso mascara Hypnose che sto testando e per adesso mi piace veramente tanto. E sempre della linea Hypnose mi hanno inviato anche la palette che appunto utilizzeremo successivamente nel tutorial. Adoro tantissimo anche questi due eyeliner che mi hanno inviato della collezione, un eyeliner bianco che non avevo così perfetto ed un black liner veramente molto molto coprente. E per finire queste stilo cremose con un effetto madreperla, si asciugano veramente in fretta e le tonalità sono 8. Dopo avervi fatto vedere tutti i prodotti che mi sono stati inviati nel dettaglio, iniziamo a testarli, quindi inizio con la prima stilo. Applico questo color sabbia dall'angolo interno fino a quasi metà palpebra, passo ad un color zaffiro dorato e lo applico al centro della palpebra mobile. E per completare la base in crema applico la stilo blu più scura della collezione. Dopo aver sfumato tutti i colori passo all'applicazione degli ombretti della palette Hypnose. Il primo colore che scelgo è un sabbia un po' aranciato e lo applico nell'angolo interno fino a metà palpebra. Illumino l'arcata sopraccigliare con l'altro ombretto sabbia della palette, questo dà un effetto veramente bagnato e mi piace tantissimo. Passo poi all'azzurro più chiaro sempre della stessa palette e lo applico al centro della palpebra. Per poi passare al colore di transizione tra il blu più chiaro e il blu più scuro, quindi un blu leggermente intenso, non troppo. Per poi completare col blu più scuro della palette e lo applico nell'angolo esterno, portandolo anche verso la piega in modo da intensificare maggiormente lo sguardo. E dopo aver sfumato anche qui tutti gli ombretti, passo a colorare la rima interna utilizzando un'altra stilo, la stessa che abbiamo utilizzato precedentemente. Ed infine applico i due eyeliner della collezione. Il primo bianco lo applico nella parte inferiore e poi quello nero nella parte superiore. Il trucco occhi e dare volume allo sguardo applico il mascara Hypnose sulle ciglia superiori e inferiori. Look, come vedete, non è ancora completo. Passo con gli swatch dei blush. Il primo è questo color corallo scuro e lo applico con un pennello due fibre perché lo trovo perfetto per questi blush in crema e per tutti i blush in crema in realtà. Il secondo blush che vado ad applicare è un bellissimo rosa. Questo qua mi piace più di tutti della collezione perché credo semplicemente sia la nuance perfetta per il mio incarnato. Il terzo ed ultimo colore della collezione che vi mostro è il colore più scuro, essendo appunto un rosso ed è molto molto vivace. Ora vado ad illuminare il viso utilizzando il colore della palette Hypnose e questo è veramente bellissimo perché, come vi dicevo prima, ha un effetto bagnato e penso sia un colore bellissimo da utilizzare come illuminante. E
E per ultimo passiamo agli swatch dei tre rossetti. Il primo è questo arancione leggermente dorato e come vedete l'applicazione va fatta più e più volte per ottenere un colore abbastanza semicoprente, diciamo. Il secondo è un corallo rosato e questo dei tre è quello che preferisco. Troviamo questo rosso ed è un rosso diverso dagli altri perché appunto essendo di una texture molto molto sheer e trasparente è molto più portabile e lascia le labbra molto morbide come tutti e tre i rossetti. Patatine e patatine, il video è finito, spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate anche apprezzato il look e vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo. Muah!